Facciamo una cosa, io si scelgo una carta, ok? E ti chiedo di renderla unica, per cui di fare un disegno o di scrivere qualcosa su questa carta. Un disegno, una stellina, metti il tuo nome, un numero, qualsiasi cosa. Ma con che cura, passione, con che concentrazione. Basta? La E? Vuoi mettere anche l'iniziale del cognome? No, lasciamo la E? Va bene, non c'è problema. Allora, lasciamo qua. Ora, tu hai un taschino, giusto? Facciamo una cosa, ti do la carta, la tua carta, e ti chiedo di metterla nel taschino, ok? Mettila nella tasca, ok? Non toccarla più, torna pure a posto, per favore. Adesso, ecco, bravo, dai, fini così, almeno non scappa la carta, perfetto. Adesso io faccio la stessa cosa con questa carta, che è il 5 di cuori, e metto su il mio nome d'arte, che è, come potete vedere, Slash. Quindi Slash con la faccina che ride. Ok. Facciamo asciugare. Ok. Adesso io prendo la mia carta e me la metto... Anzi, me la metto... No, in tasca magari potete pensare che... Mi tiri la carta? Ok, tira pure in vista, chiudi pure. Ok. Adesso con il nostro aiuto faremo qualcosa di... Hai una carta con l'iniziale del tuo nome. Tu hai il 5 di cuori con la mia firma. Se non ti offendi, prendo il 5 di cuori. Aspetta. Ettore, aspetta. Un attimo. Prendo il tuo asso. Metto la mia carta. Qua c'è una carta. Ok. Ho toccato le vostre carte? Ho scritto toccare la carta? Sì. Attenzione, Ettore! Fai una cosa. Apri la... Guarda in tasca. Dimmi che carta hai dentro, se la carta è la tua o un'altra. Apri la carta. È cambiata? Che carta è? 5 di cuori? Apri la carta? Che carta è? Grazie!